sbaglio un volo. Cioè ragazzi, sono a 70 80 90, vola! Vola quella bici! Dovevo portarmi le protezioni. Ho paura di provare questa cosa. Ho paura. Oh! Amo, stanno dietro, oh, cazzo. Eh sì ragazzi, è proprio lei la bicicletta sulla quale mi sono schienato, ma adesso andremo a raccontarvela prima un po' e poi vi farò vedere tutta la sua vera potenza. Ma adesso andiamo a conoscere l'inventore e il creatore di questo piccolo mostro. Buongiorno a tutti ragazzi, parto dal fatto che mi ha fatto buttare sangue questa bicicletta. E tra problemi vari, centraline bruciate, motori bruciati, freni... Siamo riusciti ad arrivare a 40 cavalli ragazzi, 40 cavalli! Cioè... 35 kW di picco e 20 kW nominali. Velocità massima mai testata, ma intorno ai 140-150 all'ora. Minchia. Lui riesce a comandare il tutto tramite un'app. Cioè, lui è tipo un piccolo genio. Io di queste cose sono veramente, veramente ignorante. Riesce a controllare tutto, sensori, se si sta bruciando una batteria, come stanno lavorando tutte le batterie, perché quante batterie sono qui? Sono 170 celle. Di solito una bicicletta normale quante celle ha? Una quarantina, un'ottantina, però di quelle piccole. Qua okay. Sono 170 delle 26,650, quindi proprio i barilotti. Ragazzi, tutte le persone che passano, perché siamo sulla zona della pista ciclabile, guardano questa bici con... ma che cos'è? Ma che cos'è? Prima la proverà lui, gli darò il casco con la GoPro e se ne occuperà lui, perché ragazzi, mi cago sotto. Io mi sono schienato su questa bicicletta, lo ripeto, abbiamo perso le clip e mi dispiace un casino. Mi ha distrutto mezzo ginocchio, però perché? Venite qua, vi faccio vedere anche il perché. I pedali girano a vuoto, quindi non avevamo messo freni, non avevamo messo nulla, abbiamo solo montato questo motore che è supersonico. La vado a provare, accelero e me la ritrovo a mo' di cappello. Ragazzi, da fermo è saltata completamente ed ha accelerato a minimo. Adesso lui ha messo tutti i regolatori di tensione, diciamo le centraline che comandano l'erogazione al meglio, quindi un'erogazione più pulita che parte piano per poi arrivare al massimo della potenza, in modo che non scarica tutto, perché da come sapete tutti i motori elettrici scaricano la potenza subito, quindi se affondi il gas hai tutto pronto e subito. Ma adesso passiamo alla prova vera e propria. È tipo, sai, come le navi. Allora ragazzi, un piccolo test. Là ci stanno gli amici nostri. Saranno 60 metri, quindi 20 per accelerare, 40 per frenare. Mappa 3, massimo della potenza. Vediamo come va. Ovviamente non do tutto gas perché sennò si alza. Tutto questo sperando che non si crepano un'altra volta i dischi. Andiamo bene. Non si può accelerare ragazzi, cioè non si può accelerare. No, veramente, è assurdo. Ma io non posso fargli fare. Fammela provare a bambino. Aspetta. Ragazzi, sono salito su questa macchina da morte. Siamo in mappa 1 adesso, diciamo la mappa più tranquilla. Capirò un attimo solo la ciclistica, anche per capire un po' come frena. Ok ragazzi, ho veramente paura di questa cosa. Passiamo alla mappa 2. Te lo giuro, non ho mai avuto paura di provare di guidare un mezzo, cioè macchine, moto, qualsiasi cosa di questa. Di questo ho paura. Mappa 2.
Parto pianissimo, non mi interessa. Oh! Oh! Vola! Vola, ragazzi, mappa 2! E c'è una terza mappa! Ragazzi, ma per forza, cioè, a parte che ho il freddo addosso, per forza di cose ho preso almeno un 70 km orari. Cioè, per forza. Wow! La gente mi guarda, ragazzi, vola! Vola, ragazzi, vola! Non si può guidare questa cosa! Ho paura, cioè già mappa 2 mi fa paura, figurati mappa 3. Se adesso guardate le mie mani, mi tremano le mani. Si vola! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Oh! No! No, fra! No, fra! Fra, tu hai fatto un missile terra-aria! È un missile terra-aria, cioè fa paura, è indecente, cioè non ha... Nico, non lo so, cioè, credimi, guarda la mano, cioè, siamo motociclisti, qua, per questo, cioè, guidiamo le moto, io ho una motocicletta del 900, 130 cavalli, questa è una bicicletta che più o meno ha gli stessi cavalli della mia moto, no, ma è... Fra, credimi, questa veramente è da provare, secondo me, su una... pista di sale, su una cosa, cioè non puoi, devi avere una strada aperta per provarla, è ingestibile. Questi sono i mezzi che voglio portarvi sul canale, per questo dovete seguirmi e dovete iscrivervi al canale. Ho paura di provare ad impennarla, fra. Avete una capata, moto imposto, la frenata rigenerativa quando lasci l'acceleratore. Quindi rigenera la batteria. E ti dà la stessa identica sensazione del... freno motore. Identico. Oh, metti. Cioè, ragazzi, lui ha un'app dove riesce a controllare tutto. Qui dentro c'è nascosto il mondo. Voi non immaginate nemmeno. Poi, se lo volete nei commenti un video ancora più dettagliato di come lui l'ha fatto, scrivete nei commenti, commentate in tanti che vi porteremo proprio un video passo passo per costruire una bici come questa. Naturalmente, ragazzi, questa è una bici che è inguidabile in strada, cioè è illegale. Bisogna andare in luoghi privati. Noi siamo qui in questo posto che è chiuso al traffico e la stiamo provando, la stiamo testando, ma naturalmente in strada non si circola, e sia chiaro. No vabbè ragazzi, al freno motore. No, bellissimo così, bellissimo. Cioè, riescono a fare tutto con queste centraline. Ma si impenna, sta impennando adesso. No, è micidiale, è micidiale. Oh, cazzo, si alza! Oh! Il signore si è spaventato, ha perfettamente ragione, il signore si è spaventato. Provaci anche tu, che tu la conosci meglio. Ma perché calcola, io la freno prima perché non la conosco. Però vediamo un attimo la velocità massima, 90 km orari. Perché il tratto è breve. Io accelero, arrivo al massimo e freno. Più di questo, ragazzi, non possiamo fare perché naturalmente lo spazio ci limita. Avremo bisogno di una barriera di sale, tipo quei posti incontaminati dove si vanno a fare gli spari a 400 km orari. Del resto, voi, se volete sapere tutte le caratteristiche di questo gioiellino, faremo un video dedicato, non vi resta che commentare e richiederlo nei commenti. Iscrivetevi ad Instagram perché, ragazzi, lì avrete tutto in spoiler. Ragazzi, ha una potenza assurda. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Sta facendo finta di pedalare. Bussa. Hai visto? Ragazzi, noi siamo ad 80 all'ora e guardate come ci ha passato. C'è!
sta volando! Guardalo, ha impennato pure a 70 all'ora di potenza! No, 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 no! Cioè, sono accelerando!